La sanità fibonese fa importanti passi avanti ed il commissario dell'azienda Giuseppe Giuliano li evidenzia convocando una conferenza stampa per illustrare quelle che in un certo senso possono rappresentare una svolta. Grazie alla disponibilità del governatore Occhiuto, infatti, alcune situazioni ataviche sembrano aver finalmente imboccato la strada di una possibile soluzione. Innanzitutto il discorso relativo al nuovo ospedale. Il progetto è finalmente passato alla fase esecutiva e la ditta concessionaria ha garantito l'inizio dei lavori entro la fine dell'anno. Una realizzazione da 450 posti letto che oltretutto si avvale di un'ulteriore concessione di 17 milioni di euro destinati a rendere più completi ed efficienti le attività del nuovo nosocomio vibonese. Intanto però non si abbandona la vecchia struttura e soprattutto si opera sul territorio rafforzando anche gli ambulatori e gli altri ospedali attivi, ovvero Tropea e Serra San Bruno. Saranno investiti 2 milioni di euro per il rinnovo tecnologico delle attrezzature mediche, ma il vero salto di qualità sarà l'arrivo di nuovo personale medico che andrà a risolvere il problema della carenza che sta attanagliando le strutture sanitarie vibonesi, con l'assunzione di nuovi specialisti in settori strategici come l'ortopedia, l'anestesia, la medicina interna. Sono solo 6 mesi che il commissario Giuliano si è insediato alla guida dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia, ma questo primo bilancio sembra parlare finalmente un linguaggio nuovo e concreto. Non rimane che attendere la prova dei fatti. Un'occasione per fare il punto della situazione, immaginando che il nuovo ospedale finalmente prende seriamente corpo, ma certamente pensando a ciò che è l'esistente. Io in verità sono ottimista perché ho fatto numerose riunioni con la regione, il presidente, attuale commissario, si è manifestato estremamente disponibile e sono convinto che effettivamente i tempi che il concessionario ha esposto nei vari tavoli verranno rispettati e quindi sono veramente ottimista. Questo significa che entro la fine dell'anno vedremo concretamente dei lavori che fanno notare che l'ospedale sta nascendo? Sì, devo dire che io sono convinto che per fine anno comunque si avvieranno i lavori. Ripeto, devo ringraziare anche il Presidente che ci ha dato una mano e ha consentito di fare delle variazioni significative per circa 17 milioni di euro sul progetto iniziale. Sono effettivamente molto convinto di questo, sì. Intanto si lavora sull'esistente, migliorare l'attuale ospedale di Vibo Valentia e gli altri Serra San Bruno e Tropea e comunque lavorare sul territorio. Certo, perché gli ospedali devono essere comunque mantenuti in buona efficienza, quindi interventi saranno previsti sia per Tropea, ovviamente per Serra, per lo spocco di Vibo che avrà maggior numero di interventi. Miglioramento tecnologico ma anche nuovo personale medico. Sì, abbiamo fatto uno sforzo di bilancio recuperando circa 2 milioni che verranno interamente investiti in strumentazione sanitaria, tutti. Per quanto riguarda il personale? Lì abbiamo difficoltà sul reperire il personale, sull'ospedale Vibo certamente, però abbiamo trovato degli strumenti che, consentito all'ordinamento giuridico ovviamente, che ci hanno consentito di trovare abbastanza numero di personale, parlo di anestesisti, di medici di medicina interna, ma soprattutto di anestesisti e qualche ortopedico pure. Possiamo tranquillizzare la popolazione che la sanità vibonese va verso un miglioramento generale? Allora io sono convinto che sta migliorando, ora che io non è che sono la cura, però certamente sono quello che avrà la responsabilità di fare questo tipo di intervento, però mi devo ritenere soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino ad ora e in futuro faremo anche di meglio per quanto riguarda sia le assunzioni del personale, che ovviamente il personale è difficile da reclutare, ma non significa che è impossibile, lo troveremo in tutti i modi possibili e immaginabili, su tutti i tipi di reparti, sia sul Serra sia sul Tropea, ovviamente su Vibo che ha sempre un occhio di riguardo.